Sull'emergenza terremoto e sulla tragica situazione della viabilità molisana abbiamo intervistato telefonicamente il ministro dell'Interno, nonché vice premier Matteo Salvini. Il governo aiuterà il Molise, ha detto tra l'altro Salvini. Signor Ministro, grazie del suo intervento. Forte sisma nel Molise, 10 comuni interessati, 1.268 le richieste di verifica, fatte solo 160. Al momento ci sono 41 casi di inagibilità. Il governo cosa può fare per questa grave situazione? Innanzitutto ringrazio i soccorritori, i volontari, i professionisti, Protezione Civile, Vigili del Fuoco che subito si sono mossi. Ringraziando Dio, danni gravi non ne sono segnalati. Io mi sono messo a disposizione come Ministro dell'Interno e Vicepresidente fin da subito per questioni viabilistiche, per questioni economiche, per questioni di sfollati. So che sono in corso di verifica e di attenzionamento alcune strutture stradali, alcuni viadotti, la diga, ovviamente, saranno ancora centinaia di immobili controllati. Ci siamo, devo dire che dico ci siamo in attesa di tornare a Genova, dove ho passato molte ore di queste giornate, purtroppo, però mi sembra che in Molise anche i cittadini abbiano risposto e stiano rispondendo in maniera pronta, in maniera intelligente, in maniera coraggiosa, e quindi qualsiasi cosa servisse ci sono e ci siamo. Ringraziando Dio, per il momento pare che non serva più di tanto. Ora la Bifernina è chiusa, la strada principale per quel viadotto su Liscione, ci sono altri viadotti a rischio, la gente ha paura. Ecco, anche qui il governo come può intervenire, secondo lei, soprattutto dopo la tragedia di Genova? Ma ci sono in questi 3 giorni sono arrivate migliaia di segnalazioni di strutture da verificare, gallerie, ponti, viadotti, tratte ferroviarie, canali. Quindi è chiaro che dobbiamo recuperare anni e anni di silenzio, di distrazione, di incuria, di incapacità. Le situazioni più gravi le stiamo monitorando, ovviamente qualora ci fosse un rischio verrebbe tutto chiuso e sospeso. Peraltro il nuovo governo regionale da poco insediatosi ha trovato una protezione civile quasi smantellata, quindi anche questo settore è da potenziare. Sì, ma devo dire che anch'io da ministro sono arrivato al ministero e ho trovato un piano assunzioni per i vigili del fuoco che sono sempre i primi, i più amati, i più coraggiosi a intervenire in questi casi, di 1.500 in 5 anni. E chi ci guarda capisce che non si va lontano con 1.500 assunzioni in 5 anni. Stiamo cercando e trovando nei cassetti le risorse disponibili per assumere 1.500 pompieri, ma non in 5 anni, in un anno. E quindi bisogna recuperare il tempo perso da altri anche in termini di protezione civile, però. Ripeto, mi sembra che le istituzioni in Molise abbiano risposto fin da subito e i cittadini abbiano capito che qualche sacrificio in momenti come questi è affrontabile, quindi spero che non necessitino ulteriori interventi. In questi giorni sono stato in Sicilia, sono stato in Calabria, sono stato in Toscana, sono stato ovviamente più e più volte a Genova, ci si rialza. Ci si rialza però con l'impegno, ovviamente non riguarda il terremoto, perché qua siamo nelle mani del buon Dio, però per quello che riguarda Genova, lo dico ai genovesi, ai molisani, agli italiani tutti, chi sbaglia paga. Non è più tempo delle impunità, di gente che non sa fare il suo lavoro e poi causa morti e causa feriti, chi sbaglia paga, per quello che mi riguarda. In quel caso si va verso la revoca della concessione alla società Autostrade? Un'azienda che incassa miliardi di euro di pedaggi dai cittadini che vanno ai caselli e poi sotto la cui gestione permette che cadano 400 metri di autostrada per la morte di decine di persone, evidentemente non ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare.